La libertà di insegnamento, breve intervento di Lucio Ficcara. La questione della libertà di insegnamento, è uno dei problemi che i dirigenti scolastici hanno sollevato in questi anni, cioè la libertà di insegnamento, vista come libertinaggio di insegnamento. Ecco, una questione è la libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento è qualcosa di costituzionale, per cui il docente è ovvio che deve essere libero di esprimere le strategie di insegnamento per come meglio crede, non deve obbedire categoricamente a ciò che viene impartito dall'alto. Tuttavia, riconosco e riconosciamo, i docenti riconoscono, c'è una minima minoranza, una piccola minoranza di docenti che interpreta malamente la libertà di insegnamento, quelli sì che andrebbero, diciamo così, redarguiti, sanzionati, perché la libertà di insegnamento non significa libertinaggio di insegnamento, cioè fare tutto ciò che si vuole, docenti che per esempio non usano i libri di testo, docenti che non seguono i programmi, diciamo, ministeriali o comunque i programmi di indirizzo. Ecco, la libertà di insegnamento è tutt'altra cosa, è lasciare libero il docente di esprimersi nel svolgimento dei programmi, diciamo, sugli aspetti educativi nel miglior modo possibile e in maniera contingente al gruppo classe che si trova. Dunque, bisogna rispettare sicuramente la libertà di insegnamento, ma bisognerebbe anche porre rimedio a quei docenti che, diciamo, la utilizzano in malo modo.